Temple, a space to debate, study and celebrate architecture. Allora, innanzitutto, benvenuti, buonasera, due parole su che cosa è questo posto, per chi non c'è mai venuto e forse si aspettava probabilmente qualche cosa di diverso. E questo spazio è uno spazio che abbiamo aperto da qualche mese, da settembre dell'anno scorso, ed è uno spazio dedicato all'architettura, come ci piace chiamarlo, uno spazio per discutere, per studiare e per celebrare l'architettura. È ideato da quattro architetti romani, il sottoscritto, Matteo che non vedo, Luca Galofaro che oggi non può essere dei nostri, e Davide Sacconi che usualmente non è dei nostri perché lui vive a Londra ed è, diciamo, il nostro socio esterno. È uno spazio indipendente, completamente indipendente. Le attività che svolge sono queste, cioè dei seminari, dei talk, delle lezioni, delle presentazioni di libri. Quindi che vedete lì sono dei libri che abbiamo quasi tutti presentato qui a campo, o sono libri pubblicati da case editrici con le quali abbiamo una forma di collaborazione molto stretta, come la casa editrice Black Square di Milano. E se volete potete anche acquistarli a un prezzo, diciamo, scontato, sconto campo. Le altre attività sono delle workshop, quindi delle attività di natura didattica, e delle mostre, quindi un vero e proprio lavoro, una piccola galleria indipendente. A questo proposito approfitto per dirvi, visto che siete tanti questa sera, che sabato prossimo inauguriamo una bellissima mostra di uno studio portoghese che si chiama Fala e che esporrà qui una loro ricerca fotografica, sempre, questo forse vi potrebbe interessare, visto che mi sembra siete un pubblico anche molto legato alla fotografia questa sera, di un periodo, mi sembra di circa 6 mesi, che hanno vissuto nella Capsule Tower a Tokyo, che è un edificio metabolista molto particolare, e saranno presenti anche loro, spiegheranno un po' questa loro esperienza, e penso sia un'altra cosa molto interessante da vedere. Ultimissima nota sul campo: da un mese abbiamo anche formalizzato in un'associazione culturale non profit, dalla prossima settimana iniziamo una campagna di iscrizioni, perché essendo indipendenti abbiamo bisogno un pochettino di sostenere anche il progetto, direi anzitutto di comprare qualche sedia in più per farvi stare più comodi, e quindi sicuramente se ci seguite, se vi iscrivete alla newsletter, ci metterete nelle condizioni di disturbarvi e magari chiedere il vostro supporto oltre di quello che facciamo. E vediamo invece a stasera il nostro ospite grandissimo, Jacopo Benci, artista anzitutto, e lo leggo perché lo devo dire bene: Senior Research Fellow in Modern Studies and Contemporary Visual Culture alla British School di Roma, all'Accademia Britannica. Artista che lavora in particolar modo con la fotografia, con il video, con il film. Ricercatore, studioso, ha tenuto conferenze, scritto saggi già su Antonioni e Pasolini. In questo periodo sta indagando proprio la figura di Luigi Ghirri. Come credo avremo modo di capire questa sera, la sua lettura è sicuramente non convenzionale del personaggio. Essendo questo uno spazio dedicato all'architettura, gli abbiamo anche chiesto in qualche modo di tagliare la sua lezione, il suo intervento, comunque anche sul rapporto di Ghirri con l'architettura in senso più ampio possibile. E quindi ringrazio Jacopo della sua presenza qui e gli lascio immediatamente. Grazie mille. Grazie Gianfranco, buonasera a tutti. Sì, questa sarà una lettura, penso, abbastanza diversa da quella di voi, probabilmente di voi che conoscono già le cose di cui parliamo stasera. Io credo che l'affluenza notevole che c'è stasera, che a me fa molto piacere, perché è anche un modo per far conoscere il lavoro del campo, come ha detto Gianfranco. Io tra l'altro appunto invito tutti a mia volta a venire a questi eventi, a seguire campo, anche a prendere i libri
a sconto. Io mi sto occupando anche di Superstudio, tra l'altro non per fare pubblicità, ma per farla. Il 18 aprile all'Università Roma 3 ci sarà una giornata di Interdisciplinary Italy, un progetto internazionale di ricerca, chiamiamolo così, dedicato appunto alla cross-disciplinarietà o interdisciplinarietà, con Piero Frassinelli in Superstudio, in conversazione con me. Io la mattina farò una presentazione di Superstudio, dove parlerò appunto non tanto dell'architettura quanto di tutto il resto, e poi ci sarà tra gli altri anche Robert Landi, che parlerà invece di Mario Merz. Poi trovate questo sul sito di Interdisciplinary Italy, se lo cercate. E, allora, si può partire con la prima diapositiva. Io credo che immagino che l'affluenza di stasera sia determinata dal fatto di Ghirri, fotografia, architettura, anni 70, quindi tutta roba che tira tantissimo. Però appunto io personalmente ho scoperto la fotografia di Ghirri alla Biennale 1978 ai magazzini del Sale, alle Zatte della Salute. Accanto ai magazzini del Sale c'era, accanto alla mostra Immagine Provocata, c'era Luigi Ghirri insieme a Lorenzo Plessi, a Laura Padella, eccetera eccetera. C'era anche la mostra di architettura con la grande di Doppio sulla scrivania, un po' interessante questa coincidenza. Posso anche raccontarvela a voce se posso. Allora, io premetto questo, che ci saranno molte immagini, io cercherò di parlare poco, ci saranno molte immagini perché una delle cose che io credo è che le immagini sono testi, non nel senso che le immagini sono necessariamente esaurite dalle didascalie e dalle parole, ma le immagini sono in se stessi, diciamo, dei testi. Quindi, e poi siccome si parla di fotografia di architettura, dell'immagine dell'architettura, penso che io non parlerò di architettura, ma parlerò dell'immagine dell'architettura nel senso ampio. Cominciando con questa cosa che dice in maniera sorprendente Stefano Boeri nella prefazione di una mostra di fotografia che si chiamava Instant City, nel 2001, e diceva, cosa che insomma, studiando queste cose mi ha molto sorpreso, mi ha molto incuriosito, un paradosso insito nel rapporto tra fotografia e città contemporanea nasce dall'assoluta inutilità, o peggio, dall'effetto di nascondimento che proviene oggi dalla maggior parte della cosiddetta fotografia di paesaggio, che continua imperterrita a svolgere un esercizio di paziente e inutile rinominazione del territorio. Documenta e cataloga luoghi, spazi, paesaggi necessariamente nuovi, preferibilmente ibridi, solitamente periferici, credendo così di riconoscere e svelare la condizione urbana, che invece non ha nessun bisogno, scusate il rifuso, di essere scoperta dai passi di fotografi esploratori, né di essere messa in scena tra lo stupore del pubblico. È abbastanza divertente che lui scriva questo in un catalogo di una mostra dove c'è Basilico, eccetera, eccetera. Lui poi passa a illustrare come fanno tutti i critici, come tutti penso sappiamo, uno per uno, quello fa quello, quello dice quello fa quello, e così via. Ma io ho trovato questa cosa molto rinfrescante, anche perché comunque era un architetto, e perché andava un po' nella direzione di un dubbio che ha cominciato a venirmi negli ultimi anni. Gianfranco appunto ha detto, io mi sto occupando di Ghirri, ho cominciato a occuparmene, diciamo, nella ricerca dal 2011 e ho presentato dei paper su Ghirri in tre edizioni del convegno biennale della Society of American Studies in Gran Bretagna, 2011, 2013, 2015, poi ho cominciato un progetto di ricerca in collaborazione in Gran Bretagna, che è proprio su Luigi Ghirri, la fotografia italiana del paesaggio, che si aggancia anche con la letteratura, che produrrà un libro che uscirà l'anno prossimo, che si chiamerà, si dovrebbe chiamare Luigi Ghirri Re-Sited, cioè ricollocato, risituato. Puoi andare avanti, giustamente. Ecco qua. Allora, ci saranno molte immagini, ma non tutte saranno di Ghirri. Una delle domande che io mi sono fatto all'inizio, quando ho cominciato, ma è proprio vero che secondo la vulgata su Ghirri e sulla fotografia italiana di paesaggio tutto comincia con Luigi Ghirri e tutto comincia da Luigi
quello che inventa la nuova fotografia italiana di paesaggio, paesaggio inteso come paesaggio, luogo, architettura, città, eccetera, cioè campagna, cioè mettiamoci dentro tutto. E ho cominciato a fare degli scavi. Scavi fatti in biblioteche e simili, quindi niente di particolarmente complicato, cose che tutti possono fare. Io non ho fatto niente che nessuno di voi o che nessuno possa non fare. Ho fatto delle cose molto semplici, mi sono soltanto fatto delle domande. Non ho preso per buono, diciamo, la ricostruzione che trovate in tutti i libri, in tutti i cataloghi su Ghirri, sulla fotografia del paesaggio, tra cui per esempio il libro appunto di Roberta Valtorta, di cui non mi ricordo il titolo, che comunque è plagiato da una mostra di curata da Giovanni Chiaramonte in Serie del Tante, comunque dico il libro dei Nambi, e poi Roberta Valtorta sulla fotografia italiana contemporanea. Quindi, che cosa succedeva a Modena, dove Luigi Ghirri viveva e lavorava dall'inizio degli anni 70? C'erano degli altri fotografi? Che cosa facevano? Quali erano le loro coordinate? Quali erano le loro, i loro rapporti con, diciamo, il discorso sul luogo in generale? Quindi mettiamoci dentro. Io non dirò paesaggio, se lo dico comunque, vuole sempre dire città, campagna, territorio, urbanesimo, eccetera, eccetera, per questa roba qua, luogo. Quindi, e ho trovato un signore che si chiama Beppe Zagaglia, che è ancora vivo, che è nato nel 1933 e che a Modena è una celebrità, tra l'altro. Ogni anno, l'estate, organizza un grande evento pubblico in cui la gente va sul palco a raccontare le loro memorie dei luoghi. E lo fa da 35 anni. Prossima. Allora, dicevo, scavando nelle biblioteche si scopre che Beppe Zagaglia ha pubblicato oltre 30 libri, forse anche 40, e il primo che pubblica nel 1970 si chiama Modena come poesia, dove ci sono delle fotografie in bianco e nero, non perché lui fotografasse in bianco e nero, ma perché è una produzione, diciamo, in economia, accompagnate da testi, accompagnate da brevi frasi, brevi citazioni di, tra l'altro, Buzzati, Delfini, Monelli, Montale e così via. Un po', diciamo, la, come posso dire, l'idea molto così, poetica, tra virgolette, dell'immagine che deve essere accompagnata da una didascalia poetica. A seguire ne fa altri due, Modena amore mio del 1972 e poi Luce e colori della nostra Reggio del 1976, ovviamente adesso vi faccio vedere alcune immagini. E, fotografando sempre a colori, ovvero sia Modena era un luogo dove si fotografava a colori già dagli anni 60 e non è vero che la fotografia a Modena si comincia a fare a colori con Ghirri e probabilmente non è neanche vero che questa non è neanche vero che questa fotografia a colori arriva in Italia attraverso la conoscenza dalle riviste di fotografi come Stephen Shore o William Eggleston, e questa è un'altra parte della, diciamo, del Vangelo che si legge in tutti i libri. Allora, questo è un esempio di del primo libro di Zagaglia, che si vede benissimo. Comunque a ogni fotografia è accostato un testo. In questo caso io ho preso questa fotografia che si chiama I portoni, semplicemente perché vedete, chi conosce, ovviamente io adesso non parlerò di tutta la grammatica della fotografia di Ghirri, do per scontato che molti di quelli che sono qui stasera conoscono Ghirri, hanno visto la mostra del Mazzi, hanno visto dei libri e così via. E sarebbe veramente, ci vorrebbe un ciclo di seminari per parlare di tutte queste cose. Quindi io do per scontato che quando vi mostrerò delle immagini che non sono di Ghirri, in qualche maniera, che è un intercalare che ormai ci usiamo, che vorrei cercare di non usare, state abilitanti, più o meno, diciamo, riconoscerete qualche somiglianza o qualche parallelismo. Quindi questa frontalità, che è una frontalità che si ritrova in Ghirri, compare nel 70, premesso che la prima mostra di Ghirri, per chi non lo sapesse, è dicembre 72 nella hall dell'Hotel Canal Grande in Modena. Quindi questo è due anni prima, ma Zagaglia comincia a fotografare all'inizio degli anni 60. Una cosa molto interessante del primo libro di Zagaglia,
questa gaglia e che c'è quest'altra fotografia che si chiama Modena Nord, accompagnata da un passo di Buzzati che purtroppo non si vede perché, ma è sostanzialmente non solo è identica, ma è proprio lo stesso luogo, come ho avuto modo di trovare, lo stesso luogo dove poi Ghirri nel 73 scatta la stessa immagine a colori, ma probabilmente la colori anche quella di Zagaglia, che però era pubblicata molto più tardi, addirittura nel 91 da Quinta Valle. Ovviamente nel 91 sono passati la bellezza di 21 anni, quindi Zagaglia fuori da Modena sostanzialmente non lo conosce nessuno. Questo è già per dire che c'è sicuramente una conoscenza di Ghirri di Zagaglia da parte di avanti che sia. Allora, passo subito ai libri a colori, a Modena amore mio. Ci sono una serie di cose che apparentemente non hanno molto a che vedere con Ghirri. In realtà c'è proprio quello da cui lui ha sempre detto di volersi distinguere, però appunto distinguersi dalla fotografia romantica, dalla fotografia macchiettistica, dalla fotografia bozzettistica, dalla fotografia così scappacore, anima e cuore, no? E guarda caso parlava di Zagaglia, senza nominarlo, perché, e qui diciamo si vede molto poco, questa fotografia si chiama il cocomeraio, e c'è questo cocomeraio che taglia cocomeri, ma notate le due serie messe simmetricamente, ci sono queste geometrie nel paesaggio emiliano, chi ci va lo sa, che sono in realtà, ormai le attribuiamo a Ghirri, ma in realtà vanno attribuite al senso dello spazio di chi vive lì. La padana, insomma, sappiamo tutti com'è, è piatta, e c'è un grande uso della simmetria. Poi è una terra di architettura rinascimentale, post-rinascimentale, quindi questa idea della simmetria assiale, prospettiva, diciamo degli assi che si perdono eternamente e così via. È una cosa che fa parte, come posso dire, della cultura d'immagine delle persone, anche delle persone che non hanno un particolare cultura accademica. Avanti o successiva Gianfranco? Infatti, se ricordo bene, Zagaglia è un medico. Ecco, anche qui non si vede un granché, però anche qui abbiamo la stessa struttura, abbiamo qua la signora che sta pulendo le verdure, bottega di Viale Rasolfi, frontalità, assialità, simmetria, colore. Quindi. Avanti. Oh, qui diciamo che ci vorrebbe un po' meno luce. Spegniamo. Sì, io lo spegnerò. Grazie, ecco, forse un po' meglio. Vedete che appunto chi di voi ha visto le fotografie degli anni 80 di Ghirri, in particolare Ghirri viene commissionato dal Touring Club Italiano nell'84-85 di fare due volumi di circa 300 pagine ognuno sull'Emilia Romagna, quindi il primo volume sull'Emilia occidentale, il secondo volume sull'Emilia e la Romagna, Emilia orientale e la Romagna. Se uno si prende la briga di andare a vedere questo libro, vedrà che quello che adesso vi farò vedere, queste fotografie di Zagaglia del 72, per taglio, per composizione, per colore, i colori sono quelli del luogo naturalmente, ma è una questione anche di diciamo, scelta in stampa. Ghirri ha sempre stampato con laboratori, come si dice, laboratori commerciali, fino a trovare poi un laboratorio a Modena che si chiama laboratorio di arrivo Ghi e Ghirri. E tra l'altro Ghirri ha detto una cosa, ha dichiarato una cosa nel 79, che è questa: ho sempre affidato sviluppo e stampa a laboratori standard. Non mi ha mai interessato la produzione di oggetti da collezionismo, intese come stampe, edizionate, eccetera. Le cosiddette tecniche alternative, le scritture off camera, mi hanno sempre ricordato il bricolage, e questo a quell'epoca aveva un significato negativo, quindi dovete pensare a Ristrosso, dovete pensare a DIY, no? A Pagliatè. Quindi le tecniche alternative e le scritture off camera abbiamo sempre ricordato il bricolage, soprattutto nel ridicolo tentativo di recuperare nella fotografia tecniche desuete e addirittura manualità antitecnologiche. Ora, c'è penso qualcuno di voi che forse intuisce qual è il bersaglio di Ghirri qui, ed è probabilmente Paolo Gioli, o comunque tutti quei fotografi che in quell'epoca e anche dopo
si costruiscono le macchine da soli, fanno dei pasticci con la Polaroid, come faceva in particolare il Giulio, appunto, scritture off camera, che significa i fotogrammi fatti, no? Senza fotografare e così via. Esatto, su questo ritornerò dopo, su questo passo. Avanti la cortesia. Ancora, di nuovo, il libro è molto interessante, questi libri di Zagaglia, perché ci sono insomma, un numero notevole di esempi di questo. Io ho messo i più eclatanti perché sono quelli che più assomigliano alle fotografie di Ghirri, che sono posteriori. Tra l'altro sono posteriori di 10 anni e più, perché questo lavoro Ghirri lo comincia a fare veramente più o meno dall'82-83. 81-82-83, fino all'81, per chi ha visto la mostra del Mazzi se lo potrà ricordare, Ghirri lavora sostanzialmente su cose che non sono in paesaggio, addirittura nell'80-81 fa una serie di polaroid, insomma delle immagini costruite che lui realizza a Amsterdam su commissione, su invito della Polaroid International, la Polaroid Corporation, e sono opere, sono fotografie che sono molto vicine alla fotografia concettuale o addirittura all'arte di o cose di questo tipo. Mentre invece questa svolta, la cosiddetta svolta del paesaggio, che per chi appunto di nuovo nella vulgata di Ghirri corrisponde, coincide con la nostra viaggio in Italia che si tiene a gennaio del 1984 a Bari e poi va in altre città, in realtà qui siamo molto prima, siamo 12 anni prima. Avanti. Questo, anche, questo qua c'è il discorso della wilderness, cioè del parco, del giardino, della città, avanti. E poi un'altra struttura che in Ghirri è sempre presente, praticamente in tutto il suo lavoro, che è quella della mise en abîme, cioè l'immagine dentro l'immagine, anzi la riquadratura, diciamo, la serie di riquadrature consecutive, in cui qui vedete appunto ce ne sono almeno due, no? Si entra in questo cortile, lui si entra poi in questo cortile, lui esce la vista dell'albero. Cosa che chi viaggia in Emilia Romagna tra Reggio, Modena, Bologna, Carpi, sono cose che si vedono ovunque e sono tra l'altro interessanti da un punto di vista, diciamo, più che architettonico, urbanistico-architettonico, perché a Bologna, come penso voi sapete, le piazze praticamente non esistono, ci sono i portici e il giardino è interno, cioè diciamo, il godimento della vita di chi si permette, può permettere l'edificio è sostanzialmente nell'interno, nel giardino ci sono i giardini interni, ci sono i trompe-l'œil negli interni dei palazzi e anche nei cortili dei palazzi. Avanti. Ecco, come per esempio qui. Cortile di Emilia San Pietro sono, non è un errore, sono due diversi cortili di Emilia San Pietro. Quindi diciamo che anche questo discorso dell'esplorazione, cui poi vedremo in cartello, questo discorso dell'esplorazione, anche questo non è esattamente un'invenzione né di Ghirri né dei fotografi della fotografia italiana di paesaggio, della scuola italiana di paesaggio, la nuova fotografia italiana di paesaggio, chiamiamola come ci pare. In realtà c'ha dei suoi precedenti. Precedenti che tra l'altro nel caso di Zagaglia sono totalmente passati. Sono completamente ignorati fuori da Modena. Ho Beppe Zagaglia, di cui mi sono stato con le immagini, mentre fuori da Modena sostanzialmente sconosciuto, o forse fuori dall'Emilia, a Modena non solo era talmente conosciuto che nel 68 aveva già avuto una personale presentata da Franco Vaccari. Franco Vaccari ritornerà, spero, più avanti, perché Franco Vaccari è un importantissimo artista italiano, diciamo, degli ultimi 40 anni, anche 50 anni, che lavora anche con la fotografia, ma non solo, è un artista che tra l'altro ha partecipato anche a Global Tools, insieme appunto a Tizum Super Studio e a altri artisti, da cui Luciano Fabro, eccetera. E Luciano Franco Vaccari nel 72 fa una mostra alla Biennale che si chiama Esposizione in Tempo Reale, e poi nel 79 pubblica un libro che si chiama Fotografia Inconscio Tecnologico, tra l'altro pubblicato dalla casa editrice, dalla piccola casa editrice che Ghirri fonda, che si chiama Punto e Virgola, che avrà vita breve, durerà più o meno dal 78, pubblicherà il libro del 78 e il 79, poi nell'80 sarà assorbita da Jacopo. Grazie agli uffici di
Giovanni Chiaramonte, che sente il cugino di liberazione perché fa comprare il maschio da Jacopo e diventa una colonna di Jacopo. E nel 68 appunto Zagaglia fa una mostra personale presentata da Baccari, nel 72 fa una grande mostra personale, credo il Palazzo dei Musei a Modena, che è diciamo il luogo più importante museale a parte della Galleria Civica, e a questo tra l'altro si deve la scoperta di Luigi Ghirri, perché Massimo Mussini, che è un collaboratore di Arturo Carlo Pintavalli al Centro Studi Archivi della Comunicazione dell'Università di Parma, viene mandato da un giornale con cui lui collabora a recensire la mostra di Zagaglia a Modena, va a vedere la mostra di Zagaglia, tornando per andare a prendere il treno per tornare a Parma, passa davanti all'Hotel Cane Grande, vede che c'è un cartello, una locandina di una mostra di Luigi Ghirri, uno sconosciuto, e siccome ha un'ora di tempo prima di prendere il treno, entra dentro, vede questa mostra e decide di recensire quella mostra invece che la mostra di Zagaglia. Sul giornale boccia questa proposta, ma Mussini lascia un biglietto all'Hotel Cane Grande dicendo a Ghirri di mettersi in contatto con il Centro Studi Archivi della Comunicazione, e da lì comincia la storia di Ghirri, perché poi Ghirri va a trovare Mussini e il suo diciamo capo Arturo Carlo Pintavalle al SAC, e sostanzialmente diciamo la leggenda di Luigi Ghirri comincia così, comincia con questo mito di fondazione. Ma in realtà la cosa che va detta è che Mussini era a Modena per vedere una mostra di Zagaglia, non per vedere una mostra di Ghirri. Va bene, ovviamente la differenza, c'è ovviamente una differenza tra Zagaglia e Ghirri, ci sono somiglianze, non ci sono differenze, cioè che Ghirri immediatamente non fotografa le persone, le fotografa in una maniera come se fossero quasi delle parti, dei componenti dell'architettura. E questo è diciamo, un rapporto tra Ghirri e la rappresentazione dell'architettura, perché tutti sappiamo che nei progetti, nei rendering, come si dice oggi, ci sono le persone che sono, diciamo, danno la misura, danno la scala, ma non sono lì per raccontare delle storie. E invece ovviamente Zagaglia ha un'altra estrazione, che ha un'altra mentalità, e che è molto più legato a questa idea un po' crociana, diciamo, dell'arte come poesia, ci mette questi vecchietti, queste persone, il parco, eccetera. Ma vedremo che poi questo ha anche un rapporto con il cinema. Avanti. E comunque anche qui la mise en abîme, come vedete, ritorna, e ritorna anche qui. Avanti. Il tema del parco, che in Ghirri è molto presente, addirittura poi lui farà un intero progetto, libro sui giardini, cioè sui parchi, e anticipato da Zagaglia di nuovo nel 76 in questo libro Luce e colori della nostra Reggio, con prefazione di Romolo Valli, dove ci sono numerose fotografie del parco, del giardino pubblico di Reggio, che è esattamente quello che poi riprenderà da Ghirri esattamente 12 anni dopo. Lo stesso, poi qui diciamo che c'è il discorso dell'atmosfera, che il lavoro di Zagaglia non rimane assolutamente identico, diciamo diventa più essenziale, si asciuga un po', e adesso dirò perché. Avanti. Ecco, questo è molto interessante, perché io credo che se avessi fatto un test e avessi scritto là sotto Luigi Ghirri, io credo che molti di voi non avrebbero trovato niente da obiettare, perché qui vedete che le persone sono sparite e c'è un luogo che non è il monumento, non è neanche la piazza del Duomo o il parco, eccetera, è un luogo, come si dice in inglese, un luogo non descritto, cioè un luogo anonimo. Via Roma, chiesa San Giovanni, però la chiesa San Giovanni praticamente non si vede, è vista di scorcio. Quindi anche qui, nel 76, quando Ghirri, se voi andate a vedere la sua cronologia, Ghirri sta facendo tutt'altro, sta facendo quello che poi diventerà il suo primo libro Kodak, sono fotografie di vari luoghi, sono fotografie di varie cose, fotografie di specchi che specchiano qualche cosa, sono fotografie di texture, sono fotografie di frammenti di giornali buttati per terra, è una fotografia che è molto diversa da quella che lui fa negli anni 80, ma a quest'epoca qui Zagaglia sta facendo questo lavoro, ma non è solo. Andiamo al capitolo, diciamo, parte 2 di questa premessa.
e cioè Franco Fontana. Franco Fontana invece è molto più conosciuto, ma per una sorta di marketing che a un certo punto evidentemente qualcuno ha deciso di fare, la sua fotografia viene enormemente identificata con quello che più o meno tutti conoscono di Fontana, se l'hanno visto, e cioè queste diciamo quasi quadri astratti ottenuti fotografando con dei televisivi molto spinti, che quindi appiattiscono tutto il rilievo dell'immagine, come fa per esempio Antonioni nel Deserto Rosso, e diciamo usando una struttura di bande orizzontali, bande parallele, che sono mare, campagna, guardrail, strada per esempio. Ma in realtà anche Fontana ha un'altra storia, anche Fontana è del 1933, anche Fontana conosce benissimo Zagaglia, Fontana espone anche con Zagaglia, addirittura nel 79 ci sarà una mostra a Parigi che si chiama L'École de Modène, la scuola di Modena, che sono molto, molto divertenti e interessanti, Zagaglia, Fontana e Ghirri. Ma questa è un'altra cosa che appunto diciamo nelle storie di Ghirri non si trova. Avanti. Anche Fontana comincia nel 71 con un libro che si chiama Modena, una città, che addirittura viene ristampato l'anno successivo dal comune di Modena per farne dono delle autorità straniere, eccetera, eccetera. Poi nel 1976, cioè tre anni prima di Ghirri, gli viene fatta una retrospettiva del Sacca a Parma, e nel 78 Ghirri pubblica la prima edizione, il primo libro della collana Punto e Virgola, della sua casa editrice, Skyline, di Franco Fontana, quello perché si pensava che potesse avere anche un aggancio commerciale, perché Fontana era già molto conosciuto. E tra l'altro nella prefazione di Paolo Preti, che è un modenese amico di Fontana, parla appunto in Modena una città della convinzione che si possano guardare le cose più umili e quotidiane con occhi diversi, scoprendone il valore vero, notate il gergo dell'autenticità, come direbbe Adorno, e ricavandone un'autentica, appunto il gergo dell'autenticità, filosofia di vita. Però questo non è di nuovo molto distante da certe cose che poi ritroviamo negli scritti di Ghirri, ovviamente in maniera meno ingenua. Avanti. Allora, Modena una città, anche qui come vedete abbiamo colore, frontalità e poi c'è tutto un rapporto con la storia che è più marcato qui, in Fontana è più marcato che in Zagaglia. Fontana, mentre Zagaglia era un medico, Fontana era un agente immobiliare, no, era un venditore di immobili, insomma era un altro personaggio che aveva un'estrazione, del resto Ghirri era un geologo, quindi insomma abbiamo a che fare con tre persone che in realtà vengono dal di fuori del mondo dell'arte e anche del mondo della fotografia e non vengono dal, soprattutto chi dalla foto, diciamo, dal mondo dei fotoamatori, diciamo, Zagaglia e Fontana un po' di più. Comunque sono sostanzialmente degli outsider e forse anche la ragione per cui non si meritano nessuno dei tre di fotografare a colori, perché chi di voi ha letto un po' di storia della fotografia anche d'Italia sa che fino a tutti gli anni 60 la fotografia a colori ufficialmente, ma questa è la ricostruzione ufficiale, era vista come non professionale, non seria, un fotografo serio fotografava soltanto in bianco e nero. In realtà poi abbiamo adesso riscoperto per esempio Saul Leiter, un fotografo americano che fotografava già negli anni 50, alla fine degli anni 40 a colori, lo stesso Walker Evans fotografava a colori, quindi in realtà anche questa storia forse andrebbe un po' riscritta. Avanti. Diciamo che l'approccio di Fontana in questo libro ovviamente è un libro quasi turistico, però notate l'assenza, questa assenza metafisica, questa assenza di chierichiana delle persone, che è più marcata di quello che si vede in Zagaglia e che poi ritroveremo in Ghirri. Avanti. Di nuovo, frontalità, mise en abîme, silenzio metafisico, e mettiamoci anche Giorgio Morandi, va? Per buona misura. E ovviamente le arcate dei chili, tutta roba che poi ritroviamo in Ghirri. Avanti. Ecco, pensate alla prima fotografia di Zagaglia che vi ho fatto vedere, i portoni, no? Avanti. Qui ovviamente voi non potete vederlo, è quasi invisibile, ma
qui c'è il fotografo che fotografa, che ovviamente è una cosa che nella fotografia, per esempio, viene dagli errori fotografici del prima metà del secolo, viene da Friedlander, Lander, ma è una cosa che ritroviamo in Ghirri. E quindi anche qui questo libro del 1970, quindi è di 2 anni anteriore alla prima mostra di Ghirri, che peraltro comunque lui non fa autoritratti fotografici nelle vetrine o negli specchi ancora per qualche anno. Ovviamente questo non è per dire che Ghirri ha copiato da loro, ma come direbbe qualcuno, come detto Fabio Mauri, è un clima, e se non si conosce tutto il contesto non si può capire il clima. Questo è anche molto interessante, diciamo, Fontana era convinto, diciamo, il suo errore, diciamo così, dal comunicativo è quello di pensare di essere una specie di pittore astratto, un po' come Mark Rothko, per capirci, e anche lì sono delle remore, sono dei residui, un po' di idealismo, così un po' spicciolo, però, voglio dire, questo lavoro sul colore nella fotografia a questa data qui, siamo sempre nel 70, insomma, è abbastanza pionieristico. Avanti. Ecco, queste sono due fotografie un po' più del Fontana più conosciuto, questo tra l'altro stava anche nel suo libro pubblicato da Ghirri, in Skyline, in tutte le mostre che ha fatto Fontana, Baia delle Zagare, e questo possiamo trovare dei paralleli nelle fotografie posteriori di Ghirri, anche quello, Pellestrina, vedete appunto l'applicazione alla fotografia di Magritte e di De Chirico. Magritte è un artista che Ghirri ha studiato molto attentamente, avanti, ma ovviamente non solo lui. Dicevo prima che c'è un cinema, e anche lì, come al solito, non bisogna andare, cioè diciamo che la mia strategia è quella di non andare a cercare lontano in America, non so, in Germania, non so dove. Tra l'altro bisogna anche considerare una cosa, oggi come tutti sappiamo siamo nell'epoca di internet, possiamo trovare tutto, possiamo cercare tutto facilmente facendo un Google search, possiamo riverticare i libri PDF, le fotografie più strane, i film, ma allora non era così, allora o si guardavano le riviste o si viaggiava. Diciamo che Ghirri viaggiava, ma anche per quanto riguarda il cinema, forse prima di andare a cercare i riferimenti per esempio di Ghirri a Wenders, che ci sono evidentemente, o a altri cineasti, Antonioni naturalmente, ma chi è che non ha visto Antonioni? Qualcuno potrebbe dire. Però bisogna stare ancora più vicini. Chi è più vicino a Ghirri di Antonioni? Anche se Antonioni di Ferrara è molto vicino, ma ancora più vicino c'è Bertolucci, che è di Parma. E se noi andiamo a vedere un film del 1970 che si chiama Strategia del Ragno, io adesso non dico niente, Gianfranco tu potrei andare con le diapositive di una volta, ci sono delle cose molto interessanti che si possono vedere in Strategia del Ragno. Chi non l'ha visto, si può ancora, credo, trovare su... Guarda, forse fai così che facciamo. Vero. Penso che si possa addirittura guardare su YouTube, perché mi pare che il DVD non sia attualmente disponibile. Ecco, ritroviamo più o meno tutto lo stesso armamentario linguistico della fotografia che abbiamo appena visto, le simmetrie, le frontalità, le arcate, il senso metafisico. Quando Bertolucci ha preparato il film, ha chiesto esplicitamente al suo scenografo, costumista, eccetera, eccetera, direttore della fotografia, di fare una fotografia magrettiana, di fare delle composizioni magrettiane. Quindi anche qui c'è un rapporto molto stretto fra la lettura di Magritte da parte di Bertolucci e la lettura poi che a seguire è di Ghirri, anche il colore di questo Bertolucci. Tra l'altro questo luogo, questo vedete la coppia con l'ombrello, è la piazza di Pomponesco, che è esattamente una fotografia di Ghirri di circa 15 anni più tardi. E anche quella a destra è una cosa molto simile. Anche gli interni, notturni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che queste sono cose che io vi sto dicendo, ma su cui poi c'è ancora del lavoro da fare, naturalmente. Sono delle prime risultanze, diciamo, ecco. Per esempio questo quadro a sinistra della stazione di notte, ovviamente chi conosce Magritte, questo è l'impero, l'impero delle luci di Magritte, Bertolucci rifà
L'impero delle luci, nel suo film, Ghirri riprende Magritte Bertolucci, alcune sue fotografie notturne, che poi in particolare Olivo Barbieri ne farà un genere che ancora oggi porta avanti, e poi il tipo di vista di spalle, che derivano sì da Antonioni e derivano sì dalla Rückenfigur di Friedrich, di Caspar David Friedrich, d'accordo, ma in realtà anche di nuovo molto più vicino a noi li ritroviamo direttamente nel 1970. Il tema del viaggio, anche qui viaggio in Italia, esplorazione sulla Via Emilia e così via, ma in realtà anche qui Franco Vaccari dall'inizio degli anni 70 fa una serie di opere, alcune sono fotografiche, altre sono performative, altre sono fotografiche e performative, proprio sul viaggio, e in particolare nel 1974 c'è un'opera che si chiama Viaggio sul Reno, anzi che in realtà poi lui realizza come libro fotografico e come opera fotografica nel 76, ma il viaggio del 74. Vale. Ecco qui. Diciamo, lui con Gianni Pettena e Ugo La Pietra, che penso alcuni di voi conoscono, architetti, e Gianni Pettena tra l'altro ha pubblicato un catalogo di Super Studio del 82, Ugo La Pietra ha fatto parte anche lui di Global Tools, fanno questo viaggio su un battello turistico sul Reno in Germania, e vedete questa scansione del libretto che fa Vaccari di fotografie di luoghi appunto non descritto, molto come la fotografia di Ghirri negli anni 70, ma anche, aggiungo, qui sì, come la fotografia di Eggleston e di Shore, che Vaccari sicuramente conosceva, perché Vaccari comincia a fotografare già alla fine degli anni 50. Avanti. Ecco, quindi appunto questo è l'altro lato, l'altro côté della fotografia di Ghirri, dove bisogna cercare un rapporto con Vaccari, ma il rapporto tra Vaccari e Ghirri è conclamato, si sa, addirittura appunto Ghirri pubblica fotografie in concio tecnologico, tra l'altro terza edizione pubblicata dai Naudi nel 2011, quarta edizione, andate a leggere, è un libro importante. Avanti. C'è anche un lavoro fotografico di Vaccari del 76, Viaggio sul Reno, alcune sono le stesse immagini, ci sono immagini e testi, vedete che questo è un tipico struttura di lavoro fotografico della fotografia narrativa e dell'arte concettuale americana ed europea, francese, italiana, tedesca e americana. Quindi vedete come Vaccari fa una presentazione del suo lavoro che è estremamente diversa da quella che farà Ghirri. Avanti. E questo è lo stesso lavoro, cioè lo stesso viaggio sul Reno nella versione di Ugo La Pietra. Questo sono tre di una serie di tavole di cui io purtroppo non ho trovato riproduzioni di grandi qualità. Comunque vedete, sono fotografie in bianco e nero con anche il corso del fiume, quindi una carta topografica, una carta geografica, provini, scritti, annotazioni. Questo è tipico anche questo di quel periodo lì. Avanti. Sempre Ghirri e Vaccari, vedete il famoso infinito di Ghirri, che sono queste 365 fotografie del cielo fatte una ogni giorno nel 1974. Ovviamente la griglia, che è un'altra struttura tipica dell'arte concettuale, la ritrovate in quest'opera di Vaccari, 1972, 700 km di esposizione con Elena Graz. La storia è questa: lui non aveva un'opera, era invitato a Graz, e lui scatta i vetri e i camion che lui vede in macchina andando a Graz. Arriva a Graz, stampa le fotografie e fa la mostra. Tutto ciò è bellissimo, però c'è un particolare, avanti, che in realtà Baldessari aveva già fatto lo stesso lavoro nel 63, e di nuovo Vaccari non poteva non conoscere, difficilmente non conosceva Baldessari, e poi comunque abbiamo altri artisti che lavorano in questa maniera. Quindi vedete come isolare un autore, questo è quello che io voglio cercare di dire qui, isolare un autore, farne un maestro, come dire, passando sotto silenzio, oscurando, dimenticando, trascurando il contesto, la rete, il rizoma, se vogliamo usare questo termine, di riferimenti incrociati che non possono non esserci, è estremamente fuorviante. Avanti. L'immagine della città. Avanti. Allora, per l'intero agosto 1969, Paolo Monti, uno dei maggiori specialisti europei della fotografia ambientale e architettonica, ha inquadrato Bologna attraverso gli obiettivi delle sue diverse macchine. Il Comune ha infatti deciso, nel primo sforzo di così grandi proporzioni in Europa, di rilevare per immagini tutto il centro storico.
Non è possibile intraprendere un motivato studio delle condizioni storiche e attuali, nonché delle ipotesi future di riqualificazione della città antica, senza possedere un'analisi perfetta della sua costituzione. Dietro questo parere dell'architetto Pierluigi Cervellati, che ha diretto la complicata operazione, si è mosso dunque un apparato che ha bloccato temporaneamente strade maggiori e minori e provvisoriamente sgomberato ogni punto della città dalle auto di insosta, provvedendo anche alla eliminazione dell'incredibile selva segnaletica che vive ormai con noi all'ombra di un passato e di un'intimità formale e artistica troppo spesso dimenticata. L'operazione ha fruttato all'amministrazione bolognese un archivio fotografico di proporzioni eccezionali. Oltre 5.000 sono le immagini scattate nell'occasione. Per la prima volta ogni strada è stata fotografata dapprima nei suoi tagli prospettici generali, poi sezionata in settori più limitati e infine riprodotta abitazione per abitazione. Punto. Accidenti se questa è una ricognizione. Paolo Monti, che è uno dei grandi fotografi, diciamo, degli anni del dopoguerra, tra l'altro fotografo di cineclub, di fotoclub, cioè di fotoamatoriale e così via, viene commissionato appunto da Andrea Emiliani, sovrintendente per i culturali di Bologna, e da Pierluigi Cervellati, che è assessore all'edilizia pubblica, ai trasporti, all'urbanistica per circa 14-15 anni a Bologna, questa ricognizione che poi diventa una mostra Bologna Centro Storico, di cui c'è un catalogo che viene inaugurata nel 1969. Avanti. La cosa interessante è che se noi andiamo a vedere questo libro di Monti, troveremo un rapporto dialettico di Monti, anche di Ghirri con Monti. Quando Ghirri viene commissionato nell'85 di fotografare l'Emilia Romagna, in particolare Bologna, lui riprende ovviamente alcuni degli stessi luoghi inevitabilmente di Monti, perché alcuni sono luoghi storici, palazzi, come in questo caso Palazzo Fantuzzi, che è difficile non fotografare. Ma qui è interessante come Ghirri vuole rimarcare la sua distanza da, in alcuni casi, da Monti, ma ovviamente si capisce che questa sua, questo suo rimarcare la distanza presuppone la conoscenza. Avanti. Per esempio qui c'è lo stesso, diciamo, impostazione del portico di Santa dei Servi, soltanto che mentre Monti fotografa, diciamo, il portale, Ghirri fotografa dei cartelloni, qua non si vede nulla, ma fotografa dei, diciamo, dei cartelloni colorati, un po' come fa Fontana a Modena. Avanti. Ecco, questo è molto interessante, Palazzo Sanguinetti, Trompe-l'œil dell'interno del Palazzo Sanguinetti, come appunto cosa che vi dicevo è tipica dell'Emilia, e vedete come Ghirri rifà quasi esattamente l'immagine, ma rispetto a Monti ci dice che quello è un trompe-l'œil, cioè non lo trasforma in un quadro, non lo trasforma nell'illusione del paesaggio, ma, diciamo, concettualmente, diciamo così, linguisticamente, dice che si tratta semplicemente di una mise en abîme, di un'immagine dell'immagine. Avanti. Ed ecco che a Monti in realtà fotografa anche a colori, anche se poco, via Castiglione. La cosa divertente di questa fotografia è che questa, praticamente, immaginate, visto da nord verso sud, diciamo così, quello è lo stesso identico pezzo di strada da sud verso nord, quindi proprio è dire esattamente, prendere esattamente questo tipo di posizione. Tra l'altro dico questo, una cosa importante, come dice Emiliani, questa ricognizione viene effettuata svuotando la città, chiudendo completamente la città al traffico, svuotandola da tutte le macchine parcheggiate e togliendo tutta la segnaletica verticale, cioè tutti i cartelli, che ovviamente serve per ripristinare l'immagine pura, tra virgolette, autentica, tra virgolette, della città. E questo, diciamo, è un discorso che ovviamente da una parte è condivisibile e dall'altra parte ovviamente presenta dei problemi. Questo lascio a voi. Avanti. Ecco, in realtà Monti poi, tra l'altro, fa una ricognizione anche di Modena nel 73, quindi, diciamo, siamo sempre molti anni prima che Ghirri comincia a lavorare sulla città, e vedete come ritornano gli stessi elementi, frontalità, mise en abîme, arcate, e tra l'altro questa è una cosa che evidentemente ne ha raccolto Fontana e Zagaglia nelle fotografie che avete visto prima. Avanti. Ecco, la fotografia è il volto della città. Franco Fontana nel 75 collabora niente di meno che con Pierluigi Cervellati. Avanti. Cioè colui che commissiona a Monti per un libro che si chiama Bologna e il volto della città. Emiliani, Cervellati e il geografo Lucio Gambi, che poi tornerà dopo,
Nel 74 pubblica questo libro, La politica dei beni culturali, è il momento in cui si comincia a parlare dello heritage, no? I beni culturali che non sono soltanto le chiese e i quadri, ma sono la città, il territorio, l'ambiente urbano, il tessuto urbano. Quindi si comincia a dibattere proprio che cosa vuol dire questo, no? Cioè che cos'è bene culturale, che cos'è bene ambientale. E Cervellati pubblica infatti nel 77, cioè subito dopo questo libro, La nuova cultura delle città. Quindi diciamo, parliamo sempre di discorso sull'urbanistica. Bologna è il volto della città, lo vedete, è di Pierluigi Cervellati e Franco Fontana, avanti, ed esce nel 75. E di nuovo voi vedete come ritorna anche qui il linguaggio di, che abbiamo visto già con Zagaglia, informato evidentemente dal linguaggio di Monti, avanti. Con tra l'altro ecco, questa spartizione del quadro in due, che è una tecnica che tutti vogliono tirare molto, cioè di creare due spazi utilizzando un elemento centrale, avanti, come qua per esempio. Questa è una cosa che voi ritrovate praticamente identica in Ghirri, e di nuovo è una cosa che Fontana però diciamo fa prima, purtroppo c'è altro, non si può dire altro che così, avanti. Ghirri è la nostra iconicità. Allora, l'avvicinamento di Ghirri alla città. Nel dicembre 79 Ghirri cura a Ferrara una mostra che si chiama Iconicità. Avanti. Iconicità, quindi icona città. Iconicità, iconicità, no? Con una serie di fotografi con cui lui collaborerà, in particolare spunta Gabriele Basilico, vedete? Poi Mario Cresci, Chiaramonte, alcuni anche meno conosciuti, Vittore Fossati, Guido Guidi, Nemo Iodice, Roberto Salvitani, Giorgio Ventura, Fulvio Ventura. La cosa interessante di questa mostra è che la fotografia di spazio urbano, di ambiente urbano, ce la mette Basilico. Avanti. Ghirri invece, come potete vedere, non mette affatto una fotografia di iconicità. Cioè, ovviamente sì, perché questo discorso qui del territorio è un discorso che, se voi andate a leggere i studi di Ghirri, troverete che si fa un grande in generale si fa soprattutto un grande sviluppo sulla poesia di Ghirri, e c'è la memoria, le vecchie fotografie, il mercatino delle pulci, le carte dell'Ottocento, eccetera. Però bisogna anche sapere che, come avete visto, quello è il territorio, la cartografia, il cartografare il territorio, che cosa vuol dire l'ambiente, qual è il rapporto tra la memoria individuale e il territorio, sono temi che in quel momento quei signori che ho nominato, cioè Cervellati, Emiliani, Gambi, stanno discutendo, si sta lavorando molto, viene fondato in Emilia l'Istituto dei Beni Culturali, di cui Lucio Gambi è il primo presidente, esattamente in questi anni, cioè esattamente prima di questo. Quindi questo still life di Ghirri in qualche modo, questa volta l'ho detto, in qualche modo ha un rapporto con quello, ma sicuramente non ha un rapporto diretto con la città. Avanti. Questo è quello che fa Guido Guidi, anche qui. E poi invece di nuovo abbiamo, oltre a Basilico, abbiamo anche Iodice che lavora, diciamo, sullo spazio della città. Avanti. Altra cosa molto poco menzionata è che nel 1980, alla fine del 79, Basilico cura una mostra alla Galleria Comunale di Bologna che si chiama Fotografia e immagine dell'architettura, e invita lui, Ghirri, avanti, dove diciamo che è una mostra molto ricca, molto complessa, con interventi di Ugo La Pietra, interventi di Giovanni Elgeschi, di Romanelli, diciamo che è un po' il discorso che facevo prima, c'è tutto questo calderone straordinario a Bologna di rapporto, di discorso su città, urbanistica, paesaggio, eccetera, 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 fotografia, memoria, la cartolina, sono tutti temi che poi noi ritroviamo in Ghirri. Basilico pure la parte fotografica, Gaddo Morpurgo la parte, diciamo, più architettonica, Zanier la parte di storia, della storia e linguaggio della fotografia. Ghirri partecipa alla sezione curata da Basilico con, in realtà, con catalogo, che è una serie di fotografie che voi avete visto al Maxi, di cui ho visto la mostra, che sono texture di, diciamo, per esempio saracinesche, oppure chiuse aperte, oppure fotografie di piastrelle, di motivi decorativi, diciamo,
che sono i materiali, la materia prima del geometra. Non dimentichiamo che Ghirri non solo un geometra, ma un geometra che costruisce le palazzine, le villette geometriche. Avanti. E poi, diciamo, l'incontro con Genius Loci, avanti, che si chiama Norberg-Schulz, viene pubblicato da Elekta nel 79 e da Rizzoli in America. Allora, perché parlo di Norberg-Schulz? Perché per capire il linguaggio di Ghirri, il linguaggio del Ghirri degli anni 80, bisogna leggere Genius Loci. Premetto una cosa, Genius Loci, il capitolo su Roma di Genius Loci viene pubblicato quasi interamente nel catalogo della mostra Roma Interrotta, che si chiede in realtà di Taianei nel maggio, giugno, luglio del 78, il Genius Loci di Roma. Poi lì lo esce nel 79, e tra l'altro anticipo che nel 1980 Achille Bonitoliva cura una mostra alla Cinereale di Piazza Vanguardia che si chiama Genius Loci. Poi vabbè, Genius Loci ancora ce lo stiamo trascinando dietro, 35, 36, 37 anni dopo. Adesso non mi metto a leggere questo, quello che io ho sottolineato in blu è che questo linguaggio, il linguaggio del libro di Norberg-Schulz, un linguaggio diciamo heideggeriano, un linguaggio diciamo che diciamo, attinge a varie questioni, ma dal punto di vista filosofico si muove molto sulla falsariga diciamo, della riscoperta di Heidegger degli anni 70, fine degli anni 70. C'è questa enumerazione, no, che deriva anche da lì, gente, animali, fiori, alberi, foreste, pietra, terra, legno e acqua, città, strade, case, porte, finestre. E troviamo in Ghirri, stanza, le pietre di una strada, un angolo di giardino mai visto, un colore, uno spazio, una casa, no? Le cose concrete che costituiscono il mondo fenomenologico, dice Norberg-Schulz, sono fra loro interrelate in maniera complessa e spesso contraddittoria. Ad esempio, alcuni fenomeni sovente ne comprendono altri. Il paesaggio è un fenomeno complesso di tale tipo. Ecco che comincia a uscire il paesaggio. E Ghirri, una specie di sequenza strana fatta di pietre, chiese, gesti, luci, nebbie, rami coperti di brina, mari azzurri, diventano il nostro paesaggio impossibile. Senza scala, senza un ordine geografico per orientarci, un groviglio di monumenti, luci, pensieri, oggetti, momenti, analogie formano il nostro paesaggio della mente. Una cosa che qui è molto importante sottolineare, voi vedete come la posizione che Ghirri prende sulla scorta della sua lettura di Norberg-Schulz, che come vi farò vedere con l'istante, che è certa, oltre al fatto che è libro della sua biblioteca, ma è certo che l'ha letto, perché ha anche lavorato su Norberg-Schulz, questo è un discorso che in realtà scarta totalmente dal discorso, chiamiamolo così, analitico, specifico che è quello dei gambi dei Cervellati, degli Emiliani e diciamo di chi si occupa della mappatura, della cartografia del territorio. È invece un paesaggio impossibile, un paesaggio di tutt'altro tipo, un paesaggio diciamo molto più heideggeriano, se vogliamo. Ed ecco, queste sono soltanto alcune fotografie fatte da Norberg-Schulz, del libro di Norberg-Schulz, vivere tra e sotto gli alberi, ieri nell'89, questa è una delle tante fotografie del profilo delle nuvole, dove abbiamo queste cascine viste da lontano, nei campi, sotto gli alberi e così via. Avanti. Non solo qui la mise in abim, ma la soglia, dice Norberg-Schulz, la soglia è il simbolo della partecipazione. La partecipazione, come diceva Goethe, presuppone la simpatia per le cose. Ricordiamoci simpatia per le cose. Nel nostro contesto simpatia per le cose significa imparare a vedere, di nuovo imparare a vedere, cioè questo linguaggio, puntate il linguaggio. Bisogna saper vedere i significati delle cose che ci circondano, siano esse naturali o artificiali. Avanti. Allora. Dunque. Fotografia Norberg-Schulz, Boston Copley Square, con la nuova John Hancock Tower. Scusate, ma devo leggere. Dice Norberg-Schulz, fino a tempi assai recenti, la città di Boston si presentava come un denso agglomerato di case relativamente piccole, insediate sulla penisola del porto di fiume Charles. La qualità dell'architettura era in genere notevole e motivi locali significativi caratterizzavano l'ambiente. Nell'ultimo decennio sono stati rasi al suolo vasti settori del tessuto urbano e al loro posto sono sorti dei super edifici isolati, sovrastati poi dalla esecrabile John Hancock Tower, opera di Eoin Pei, che distrugge Copley Square, il principale fulcro urbano. Dice poi
il luogo ha smarrito così il suo rapporto significativo con la terra e il cielo. Questo è, insomma, è la Gefilte di Heidegger, i umani, terra e cielo. Il genio stoici di Boston sembra essere stato compreso fino al momento recente, in cui si è introdotto un modo di costruire che, essendo estraneo al luogo, priva gli abitanti di una delle fondamentali soddisfazioni umane: abitare in un ambiente significativo. Io credo che una delle principali soddisfazioni umane sia quella di avere la pappa. Rispettare il genio stoico non significa ricopiare i modelli antichi, ma mettere in luce l'identità del luogo e interpretarla in modo nuovo. Solo così si può parlare di una tradizione viva che giustifica i cambiamenti riferendoli a una serie di parametri locali. Come dice Alfred North Whitehead, l'arte del progresso è la preservazione dell'ordine nel mutamento dell'ordine. La libertà non deve essere intesa come gioco arbitrario, ma come partecipazione creativa. Tutto questo è molto bello, ma dice, diciamo che questo punto è una certa attenzione. Avanti. Nel 1986 Ghirri va a Boston e che cosa fotografa? Fotografa Copley Square, fotografa delle demolizioni, ricordate la pagina che ho appena detto, e fotografa, attenzione, questa è la fotografia di Norberg-Schulz, come potete vedere, cioè qua si vede molto poco, ma il punto è che Norberg-Schulz vuole mettere in evidenza come la torre, il Pei, quella a fare nero al centro, distrugge secondo lui l'equilibrio del genus loci della piazza. Cosa fa Ghirri, infatti? Fotografa la stessa piazza facendo sparire la torre di Pei, e in qualche modo, in questo modo ripristina la spazialità, diciamo, del genus loci della piazza. Quindi vedete come Ghirri, la lettura di Ghirri, quindi, è talmente attenta che addirittura 7 anni dopo lui, trovandosi a Boston, va a fare un lavoro su questa questione. E di nuovo, un altro libro che Ghirri sicuramente aveva visto, anche perché ce l'aveva sicuramente anche Savi, è il libro di Norberg-Schulz su Cannes. Questa fotografia è stata sempre molto celebrata di Ghirri, questo è il cubo rosso del cimitero di San Cataldo di Aldo Rossi a Modena della Neve. Tra l'altro questa è una fotografia, normalmente viene datata in tutti i modi 85, 86, pure 89, mentre in realtà è in Architetture Padane, che viene pubblicato a maggio dell'84 ed è datata 1984. Quindi questa è una fotografia del 1984, non posteriore. Ma nel 1980 Norberg-Schulz pubblica delle sue fotografie della First Unitarian Church di Rochester di Cannes nella neve. Quindi vedete anche qui come, di nuovo, non è una questione di copiare, è una questione di prendere, diciamo, i mattoni di un linguaggio laddove servono, laddove c'è una logica di cui prendere. Avanti. E arriva Vittorio Savi. Avanti. Nel 1981, sempre questo nucleo di cui vi ho parlato, Tomás Maldonado come curatore, ma molti altri, curano una mostra molto grande, molto importante alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che si chiama Paesaggio, Immagine e Realtà. Paesaggio, Immagine e Realtà. Quindi, grande mostra con molte sezioni: paesaggio del campo figurativo, paesaggio della letteratura, paesaggio e utopia, Giorgio Muratore, storico di architettura che conoscete, paesaggio e geografia fatta da Gambi, curata da Gambi, paesaggio della architettura padana da Gambi, Savi e altri. Paesaggio e rappresentazione visiva, Omar Calabrese, Claudio Marra, Leonardo Quaresima, e paesaggio e tecnologie avanzate di Tomás Maldonado. Diciamo che a quella data, cioè due libri di riferimento per Maldonado, un libro abbastanza recente ancora, è La speranza progettuale, e invece quello di Gambi, che è geografo e storico, è una geografia per la storia. Tra l'altro lui dice sempre di essere un geografo, che però è anche uno storico. Quindi questa è una cosa che scoccia molto agli uni e agli altri, perché un geografo è un geografo o uno storico. Allora, in quella mostra, Savi, che ha visto Ghirri nella mostra che gli fa il SAC del 79, lo chiama a fotografare quello che vedete in un istante, ma Gambi, che è il direttore della sezione sulla geografia e anche responsabile della sezione sul paesaggio della Padana, non apprezza il lavoro che fa Ghirri. Perché non lo apprezza? In realtà non c'è una dichiarazione diretta di Gambi,
ma diciamo ricorderà dopo sa di questo, cioè la scarsa adesione di Gambi al paesaggismo critico progredito, come Savi chiama le fotografie di Ghirri, e la sua dichiarata idiosincrasia di Gambi per la registrazione fotografica di paesaggi, anche nel caso di Ghirri, che secondo Savi esponeva il frutto della generosa ricerca dell'invisibile attraverso lo studio dell'invisibile. Per Gambi la fotografia esistenziale di Ghirri, la topografia simbolica, come la chiama Savi, ha scarsa pertinenza conoscitiva. E ricordate quello che dice, quello che ho fatto vedere all'inizio, quello che dice Boer, cioè questa persistente, pervicace e inutile ricatalogazione, rinominazione del che fa la fotografia del paesaggio. Perché ha scarsa pertinenza conoscitiva, cioè dice Gambi, per esempio, per capire il paesaggio è molto meglio guardare le mappe, guardare le carte, impianti catastali, eccetera, eccetera. Cioè non è sufficiente, secondo Gambi, viaggiare solo nel territorio, cosa che vi faccio, camminare nel territorio. La fotografia non è, diciamo, si potrebbe dire, la fotografia senza una didascalia non è abbastanza. Avanti. Sì, vai avanti. Queste fotografie sono quelle che Gambi commissiona una fotografa dell'Istituto dei Beni Culturali, Vanna Rossi, di cui praticamente non ci sono tracce, quindi sono a Bologna, e che fanno vedere una fotografia molto diversa, cioè qua si vede molto poco, e avanti, e che ovviamente è in bianco e nero, e non vuole essere, diciamo, tra virgolette, artistica, ed è un tipo di fotografia che verrà, diciamo, dopo dagli anni 80 in poi, diciamo, verrà definitivamente confinata nel discorso della fotografia di registrazione. Avanti. Oh, Savi, ecco, vabbè, qua adesso non leggo tutta la faccenda, comunque il concetto, questo è il racconto di Savi fatto nel 2007, di come appunto lui invita Ghirri, no? L'architetto appunto incaricato da Gambi esperì l'intuizione che la fotografia artistica dei luoghi riuscisse a essere ausiliaria, anzi integrativa, verso una geografia a prevalenza storico-umanistica. Cioè, secondo Savi, appunto, che anche lui ha una partenza, diciamo, chiamiamola heideggeriana, per dirla in modo semplice, ritiene che la fotografia, cioè la geografia e la fotografia, diciamo, a prevalenza storico-umanistica non sono sufficienti, non ci voglia questa fotografia artistica, questo reportage asistematico, questa fotografia libera dalla forma poetica, notate, poetica, asistematico, questo sguardo autonomo, questi frammenti iconici che sono un esempio di topografia simbolica aggiornata. Quindi la topografia simbolica era tanto meno dotata di pertinenza conoscitiva, quanto più denunciava la rinuncia all'essere scienziato del luogo, mentre incitava a esistere un luogo. Fotografia esistenziale, cioè in altre parole il messaggio è quello, cioè rinunciamo a essere scienziati del luogo e diciamo, diamoci da fare a esistere nel luogo. Right? Allora, questo è il, diciamo, il progetto di Ghirri all'interno del catalogo. Lui parte con la riquadratura, l'appropriazione della fotografia di Strand fatta a Luzzara nel 55 avanti. E poi queste sono le fotografie di Ghirri, il suo primo progetto di paesaggio vero e proprio. Vedete, io adesso qui non c'è bisogno di commentare, vedete, ritorna la frontalità, ritorna la serialità, ritorna strategia del ragno, ritorna le stazioni, ritorna le stazioni di strategia del ragno, ritorna le arcate metafisiche, ovviamente ritorna anche De Chirico. Avanti. Fotografie sono in bianco e nero soltanto perché il catalogo non è tutto a colori, queste sono intese come foto a colori. Avanti. Tre cinema. E il labirinto di Palazzo. Oh. A questo punto, dopo paesaggio, immagine e realtà, Ghirri entra in contatto con Mimmo Iodice, il fotografo napoletano, che condivide lo studio con Cesare De Sena, urbanista, art star, storico del Grand Tour, editor dell'annale della storia d'Italia, eccetera, eccetera, e
che subito dopo il terremoto di Napoli del 1980, il terremoto dell'Irpinia, lancia un progetto con i comuni di Napoli per una nuova immagine della città di Napoli. Avanti. Fa una serie di mostre e Ghirri viene invitato tramite Iodice a partecipare alla prima, che si chiama Napoli 81, 7 fotografi per una nuova immagine. Questi sono alcuni lavori di Iodice di quel momento, che sono nella mostra. Vedete la città appunto transennata da Napoli, diciamo, avanti. E questo è molto interessante. Nel 1977 Iodice fa un lavoro concettuale che si chiama Vera fotografia, dove c'è la fotografia di una mano che scrive con una penna, Vera fotografia, che è scritto veramente a penna sulla carta. Ghirri nell'81 ad Amsterdam praticamente rifà la stessa immagine. Questo in realtà è Magritte, naturalmente, Paolini, Magritte, Duchamp, diciamo, là c'è scritto Tour Eiffel sopra la Tour Eiffel. Avanti. Ecco, questo è Napoli 81, questi sono alcuni dei libri che cura Deseta negli stessi anni, gli annali di paesaggio, gli annali insediamenti del territorio, quindi siamo sempre dalle stesse parti che ho detto prima, libro su Capri nell'83, libro sul Real Palazzo di Caserta nel 91, in cui tutte e due Ghirri sarà il fotografo principale. Avanti. Ecco, queste sono alcune fotografie di Napoli 81, dove vedete Ghirri a sinistra, colori, Iodice a destra e bianco e nero, quindi vedete anche qui dove, come c'è un dare una vera. Avanti. Questo è Iodice, questa è una composizione che potrebbe tranquillamente essere Ghirri sparso ai colori. Avanti. Tant'è vero che qua c'è una polaroid di Ghirri, in questo caso del 79, invece una fotografia di Iodice dell'81, quindi vedete che c'è un interscambio. Lo scambio non è soltanto in direzione, tutte le direzioni. Questo è Ghirri che anche qui, perfino alla data dell'81, ancora si può dire che non fotografa la città, ma fotografa il patrimonio di margine, comunque fotografa lateralmente, fotografa dei particolari, fotografa dei frammenti. Ecco, poi appunto questa famosissima fotografia che poi diventa una delle sue firme di Ghirri, il Museo Nazionale di Napoli, avanti. Oh, però in quella mostra c'è anche Fontana, ed è interessante vedere cosa succede a Fontana dopo il volto della città del 75. Fontana in realtà non è soltanto il fotografo delle autostrade, dei parallelismi, eccetera, ma è anche lui in realtà continua questo suo lavoro. Avanti. Che è interessante notare, è interessante diciamo, vedere la vicinanza e anche la distanza per lui. Quindi di nuovo è un clima. Avanti. Fontana e Ghirri partecipano a un progetto a Roma che si chiama Castelli Romani nel 82, avanti, un progetto tra l'altro molto, cosa molto interessante, a cui ha un ruolo importante Paolo Portoghesi, Mario dell'Arco, che è il padre di Maurizio Marcello Fagiolo dell'Arco, e una ricognizione dei Castelli Romani fatti appunto da questi fotografi, Coltuberta, Fontana, Ghirri, Castella, quindi diciamo di quel gruppo lì, perché Coltuberta partecipa a delle cose anche con dei fotografi italiani, e anche poi però Bubà e Slevin, che sono due, diciamo, eccentrici, non c'entrano in questo punto. Avanti. Ghirri ha molte difficoltà con il paesaggio molto affastellato dei Castelli Romani. Avanti. Con il disordine del paesaggio dei Castelli Romani. Questo è interessante perché fa vedere come il suo linguaggio, che è molto legato alla pianura, alla frontalità e alla simmetria della pianura padana, trasportato in un luogo come Castelli Romani, diciamo, incontra alcune difficoltà. Avanti. Diciamo, quindi lui ricorre appunto a sue tecniche molto consolidate come la mise en abîme e così via. Però lui ha molte difficoltà con la luce, io, come potete vedere, no? Però appunto ritornano sempre queste strutture che abbiamo già visto fino alla nausea, già ormai. Avanti. Ma questa è Fontana, avanti. Però se non si avesse scritto io, forse non ve ne sareste accorti. Ecco, allora, De Seta invita Ghirri a fotografare Capri, avanti.
dice De Seta, e attenzione anche qui è lo stesso discorso di Norberg-Schulz, no? Per accostarci all'isola, adottando criteri che non siano quelli resi canonici dalla storia, dalla guida, dalla cartolina illustrata, da qualsiasi altro mezzo di comunicazione visiva o letteraria. Ogni luogo ha dei punti privilegiati dai quali preferibile osservarlo. Si configurano così diversi spazi che sono ambiti morfologici e storici allo stesso tempo. Ogni luogo ha caratteri particolari. Capri va vissuta con gesti lenti. L'isola ha i suoi, una sua musica interna che si può ascoltare solo nel silenzio più fondo. Quindi vedete che qua siamo in una posizione un po' intermedia, perché siamo su un linguaggio non estremamente dissimile a quello di Norberg-Schulz, però allo stesso tempo siamo anche da un versante molto più vicino al versante di Emiliani e di Gambi. Infatti l'Atlante delle storie dei padri nautici, oppure da Gambi, ma desegna pure il paesaggio. Ed ecco, Ghirri, diciamo, vedete una struttura molto simile a quelle che vi ho fatto vedere usate da Fontana, ma con Capri e con incontro con un grandissimo studioso di Grand Tour, che è De Seta, Ghirri scopre, diciamo, l'immagine romantica del paesaggio mediterraneo. Pensate a Caspar David Friedrich, o pensate comunque a Wöhlgen. E da qui, e questa è un'altra cosa che riprenderà proprio la Conse degli anni 80, va? Oh, e finalmente, se ci arriviamo alla fine ovviamente, Savi invita Ghirri, decide che Ghirri può scrivere, può fotografare l'architettura, va? Ecco, ovviamente Savi, critico aldorossiano d'ordinanza, autore della pittura di Aldorossi, come vedete, a 5 edizioni nell'arco di 9 anni, fotografato da Ghirri, avanti. Questo è, vabbè, non si legge nulla, comunque in questo numero, con la copertina di Massimo Scolari, è il numero funebre, cioè si parla di cimiteri, di cimiteri e di architetture cimiteriane. Questo è semplicemente il frontespizio dell'articolo di Savi, e dice Savi, questo è soltanto la parte che riguarda Ghirri, sono un critico aldorossiano di carriera. Sento l'obbligo di un sopralluogo tempestivo a San Cataldo a Modena. Mi accingo a visitare l'ossario il 30 aprile 83 in compagnia di Luigi Ghirri, fotografo. Una nuvola vela il sole del mezzogiorno, ma questo è proprio un linguaggio nordeuropeo. Per qualche minuto si allenta il traffico delle automobili e dei camion lungo le circonvallazioni. Si fa silenzio anche di chi richiama. Attraversiamo il prato. Spessissimo Ghirri scatta delle diapositive, le quali di sicuro sapranno cavare effetti imprevisti dalla strenua geometricità e dalla implacabile isomorfismo di questo edificio, eccetera, eccetera. Ecco, questo è, diciamo, le pagine dedicate a Cimitero di San Cataldo, e qui abbiamo i disegni di Rossi e compare una copertina di Ghirri avanti, e questa qui. E poi c'è quello che è, diciamo, la sezione di Ghirri che si chiama il cubo e il portico. Queste sono in bianco e nero, c'è questa composizione che Ghirri fa, di cui adesso vedrete alcuni particolari, avanti. E quindi vedete questa fotografia sostanzialmente de ghirichiana sidoniana, a parte che il soggetto, diciamo, si presta, perché in qualche modo sembra il primo progetto del Palazzo della Civiltà Italiana, no? L'azzurro del cielo, che era il motto del concorso che Rossi, quando Rossi fece il suo progetto per il concorso di Modena, il motto era l'azzurro del cielo, che è di Patai, ma questo sembra un po' James Torrell, direi, che chi li poteva aver visto. Ecco, diciamo che qua il lavoro che Ghirri fa è un lavoro di rinquadratura di Misanabim, di trasformare l'ossuario in una sorta di macchina, di scatola ottica, di macchina fotografica, no? Avanti. Oh, e poi c'è Maurizio Ferraris, all'interno del progetto di Ghirri c'è un suo testo che si chiama La città in negativo, filosofo Maurizio Ferraris. Qua ci sono altri dettagli, sempre questo discorso della Misanabim che abbiamo visto da dove viene. Avanti. Altre diciamo, prospettive assiali, diciamo, ovviamente il contesto e il luogo si prestano a questa lettura, diciamo, di Ghirichiana, ma anche Bertolucciana, pensiamo alla strategia del ragno. Una cosa di cui si parla molto di meno è il fatto che nello stesso numero di Lotus Ghirri fa un servizio anche sulla tomba Brion,
a San Vito di Antivole di Scarpa, e con un testo di Pierluigi Ghirri che si chiama La sua opera più importante, avanti. Ma la lettura di Ghirri è una lettura a parte, è una lettura, diciamo, separata dalla lettura di Colline. Nell'articolo ci sono anche i progetti, diciamo, disegni di Scarpa, che non è prodotto anche. E una sezione proprio intitolata Ghirri in cimitero di San Vito di Scarpa, quindi separato, e di nuovo questa, diciamo, questa scansione, come potete vedere, che è chiaramente un progetto di Ghirri. Pensate appunto a questo, è ancora un eco, diciamo, del lavoro degli anni 70, del lavoro concettuale, pensiamo a Baccari, pensiamo alla Pietra, pensiamo a quelle cose lì, avanti. Però poi le immagini al loro interno hanno una valenza che è totalmente un'altra valenza, una valenza sembra l'isola dei morti di Berkeley, ma d'altra parte il contesto in qualche modo lo richiede, avanti. Ancora Savio Ghirri al Dolossio per recenti mostra la palazzina dei giardini di Modena del Estale 83, avanti. Copertina di Rossi. Ghirri fa le fotografie del cimitero e della scuola di Prodi. Alcune non sono le stesse fotografie, sono altre fotografie, e le scansioni, diciamo, sono sempre diverse. Poi in realtà, diciamo, c'è molto meno da dire, perché questi sono i testi, che mettono Ghirri sulla mappa della fotografia e dell'architettura. Per quello che sono, insomma. Good, bad, or otherwise, come dice in inglese, buono, cattivo o altrimenti, insomma. Sono esattamente i testi di fotografo di Rossi. Tra l'altro, Savi riferisce che Rossi all'inizio non era convinto di queste fotografie, diceva: in America potrei trovare quanti ne voglio di questi che fanno le non fotografie. Rossi e Ghirri, però, l'anno dopo, Rossi fa Architetture Padane e chiama Ghirri a collaborare a Architetture Padane, che è una mostra alla Casa del Mantegna, ed è un libro, però un libro opera, quindi non è il catalogo della mostra, è un libro opera con dei testi di Rossi, con molti disegni di Rossi e una serie di fotografie di Ghirri. Ecco, questo lo leggo. Questo piccolo libro che abbiamo intitolato Architetture Padane esprime solo in parte l'idea discussa da tempo con Luigi Ghirri e Giovanni Iacolini. Esso non rappresenta il catalogo della mostra, è piuttosto anch'esso un progetto. Le immagini non sono tutte mantovane, ma in quelle architetture padane si è cercato il nesso di una civiltà ben più profonda e che andrà finalmente rappresentata e studiata nella sua complessità e grandezza. E qua si parla di patria, no? Dice Rossi, la casa mantovana in Mantegna, metafora ultima scelta di un progetto meridionale, questa patria padana. Il lettore avrà capito che il termine patria è riferito a un luogo particolarmente conosciuto, riconoscibile, dove si è riconosciuti. A volte guardo questa patria e non so come distinguerne i confini. In questa terra le cattedrali forse non sono mai state bianche per nebbia e umidità delle costruzioni che producono dissesti e crepe delle strutture con distorsioni vertebrali che si manifestano sotto forma di artriti e peggio di corpi. Vediamo che questa è la, diciamo, lettura esistenziale fenomenologica che ovviamente per Ghirri era in qualche modo molto congeniale, vedendo da quello che abbiamo detto prima, cioè Schulz e così via. Forse a questi altri luoghi attivi e misteriosi, pensiamo a De Chirico, case evacuate che sono tornate alla natura, sono parte del paesaggio urbano, luoghi attivi e misteriosi, alla costruzione della casa di Mantegna, all'argine padano, a quei paesi che finiscono contro l'argine, che sono parte della nostra architettura, da alcuni luoghi che costituiscono una patria ritrovata. Ed ecco alcuni dei luoghi che Ghirri fotografa in accordo evidentemente con Rossi: Sant'Andrea di Leon Battista Alberti a Mantova, la favorita di Servecorpi per Mantova, una cascina per Pegognaro. Quindi qua vedete come la mise en abîme e le arcate sono messe, qua c'è un altro livello, cioè il livello del Ghirri qua vi tira fuori in qualche modo la sua preparazione geometra costruttore, geometra che va nei campi con Teodolite, quindi è una lettura anche architettonica, diciamo, topografica e territoriale, però sempre con questo taglio, pensate alla fotografia di Norberg-Schulz della chiesa di Cannes, lì, nella porta spinosa di Giulio Romano, e la macchina modenese, che questa architettura di Rossi costruita nella Palazzina dei Giardini, che mette insieme tutte le sue architetture, no? Tutte le sue principali architetture. Avanti.
Per non concludere, siamo arrivati alla fine, ancora due diapositive. Due parole sullo Zeitgeist. Aspetta, qui arriva avanti. Allora, ovviamente sarebbe stato impossibile tirare tutti i fili di tutto quello che ho detto. Io mi rendo conto che probabilmente molte delle cose che ho detto sono sembrate un po' cascare dal cielo, no? Come se io do per scontato che voi conoscete una serie di cose, o do per scontato che una serie di cose sono ancora nella nostra memoria, mentre invece tendono a svanire. Ma se noi mettiamo insieme alcune delle cose che vi ho letto, alcune delle cose che ho visto, con due cose che accadono esattamente nello stesso momento, nel 1980, nel 1980 e 82, e cioè la strada nuovissima, la presenza del passato alla Biennale Architettura, prima Biennale Architettura di Venezia, quella da Paolo Portoghesi, e il lancio della transavanguardia che avviene tra l'altro a Modena alla fine del 78 nella mostra 3 o 4 artisti secchi curata da Tite Bonito Riva da Mazzoli a Modena, e poi pubblicazione della transavanguardia italiana nell'80 e mostra avanguardia e transavanguardia alle mura Rugliani a Roma nel 1982. Avanti. Ecco che lo Zeitgeist, allora, dice Portoghesi, io ovviamente ho trascelto qualche cosa di specifico. La barriera di pregiudizi messi in circolazione con paziente continuità ha perso la sua efficacia e i giovani non credono più né ai totem né ai tabù di questa religione appassita. Le scomuniche, le invettive, le astuzie diffamatorie della critica giudiziaria fanno pensare ormai alle astuzie poliziesche dei proibizionisti. E il proibizionismo sembra finito per sempre. La sua fine ha portato anche un certo tipo di entusiasmo che ci farà forse ricordare questi anni e la mostra di Venezia come pervasi da un fermento vitale in cui si mescolano ironia e nostalgia, disincantamento e simpatia per le cose. Simpatia dell'ego per le cose era la soglia di cui parlava Norberg-Schulz. Tra l'altro Norberg-Schulz è presente nel catalogo della presenza del passato con un saggio. Tornando a circolare nella città presente, al di là degli steccati eretti per difendere la pretesa purezza, la memoria può aiutarci a uscire dall'impotenza, a sostituire l'atto magico con cui ci eravamo illusi di esorcizzare il passato e di costruire un mondo nuovo senza radici, l'atto insieme ludico e razionale della riappropriazione del frutto proibito. La civiltà dell'immagine è quantificata, la civiltà dei simulacri che conosce la barbarie del nuovo imperialismo e il suo sgretolamento progressivo può servirsi del passato senza essere più coinvolta in illusori revivals o in avventure filologiche ingenue. La storia è materia di operazioni logiche e costruttive che non hanno altro scopo che quello di coniugare reale e immaginario attraverso meccanismi di comunicazione di efficacia verificabile. È materia utilizzabile per la socializzazione delle esperienze estetiche. Qui è interessante chiedergli, ma quali pregiudizi messi in circolazione da chi? Le scomuniche di chi? Le invettive di chi? E sulla base di che? Il proibizionismo, no? L'entusiasmo di chi e perché? Ironia e nostalgia, disincantamento e simpatia per le cose, cioè che linguaggio è questo? Chi erige questi steccati per difendere quale purezza? Ovviamente un bersaglio qui è l'equivalente, a parte diciamo la critica modernista, il modernismo, Bruno Zeli e così via, ma evidentemente anche alcune delle cose che vi ho mostrato, cioè i Cervellati, gli scienziati del territorio, no? Però in realtà questo è molto meno, in realtà questa presa di posizione è molto meno limpida, molto meno trasparente, anche poco meno trasparente nel senso proprio materiale di quello che sembra. Avanti. E qua abbiamo invece Bonito Riva, la guardia transavanguardia, che notate come le cose si riecheggiano, tra l'altro nel catalogo di avanguardia transavanguardia c'è un saggio di Portoghesi. La caduta della parola politica, diciamo, Bonito Riva è molto più esplicito. Portoghesi non lo dice, Bonito Riva lo dice molto chiaramente. La caduta della parola politica e del dogma ideologico ha prodotto il superamento della superstizione di un'arte come atteggiamento progressista, cioè l'arte come atteggiamento progressista è una superstizione. Se l'arte precedente pensava di partecipare alla trasformazione sociale mediante l'espansione di nuovi procedimenti, di nuovi materiali, nuovi procedimenti, per esempio sullo studio, gli archi mercati, nuovi materiali, dovrei citare altri nomi,
tramite la fuoriuscita dal quadro. Donito Riva in un'intervista disse all'epoca: con la transavanguardia l'arte ritorna nella cornice. Quindi la fuoriuscita dal quadro, dal tempo statico dell'opera, quella attuale tende a non farsi illusioni all'esterno di sé e a tornare sui propri passi, alla superbia totalizzante dell'ideologia. Tra l'altro questa è un'ideologia, dalla superbia totalizzante, quella che stiamo leggendo, mentre invece Donito Riva molto intelligentemente ribalta la frittata, no? Cioè attribuisce una superbia totalizzante agli altri. Alla superbia totalizzante dell'ideologia faceva riscontro la superbia compatta dell'opera d'arte. Superbia compatta, pensiamo alla performance, no? Pensiamo alla body art, pensiamo all'installazione, pensiamo all'arte che esce, diciamo, pensiamo a Smithson. Se questa è superbia totalizzante, io ho qualche dubbio, no? Ora tale superbia è caduta, quindi conteneva dentro di sé questa superbia, non è di trasformazione simbolica del mondo, cioè voleva trasformare il mondo. Ora tale superbia è caduta e l'artista non intende preservare pateticamente il mito di una compattezza impossibile e impraticabile. Compattezza impossibile e impraticabile. L'arte degli anni 60 operava sulla presentazione di materiale reale, come immagine di energia e riferimento alla natura. Questa è l'arte povera, il suo attacco qui non sta attaccando cera. Quella degli anni 70, sommando presentazione e rappresentazione come incrocio tra natura e cultura, qua sta attaccando l'antropologia, la cultura, sta attaccando l'arte concettuale, sta attaccando molte altre cose. Sta attaccando anche alcune di quelli che lui cita, per esempio lui attacca in qualche modo Deleuze e Guattari, l'Antiedipo e Rizoma, anche se lui cita, ma usa, diciamo, il loro linguaggio. La riduzione della fisicità materiale dell'opera, il suo orientarsi verso strumenti più legati alla tradizione dell'arte, nascono dalla considerazione di un'emergenza storica che non permette di farsi illusioni circa la capacità espansiva fuori dalla cornice, dalla sua specifica condizione della creatività artistica. In altre parole, cosa voglio dire? Voglio dire che se noi prendiamo queste parole e pensiamo a questa fotografia, che dalla fotografia di Ghirri degli anni 80, di 70, non vi ho mostrato, che potete vedere in tutti i cataloghi Ghirri online, dovunque, cioè una fotografia, diciamo, analitica, una fotografia linguistica, passa attraverso questo incontro con, per esempio, con Norberg-Schulz, con questa tradizione di pensiero, come dice appunto Ghirri, lo richiamo, quando dice: io ho sempre non mi è mai interessato la produzione di oggetti collezionismo, le cosiddette tecniche alternative e la scrittura off camera. Mi ho sempre ricordato il bricolage, soprattutto nel ridicolo tentativo di recuperare tecniche di esuente e manualità antitecnologiche. In altre parole, sembra apparentemente il contrario, ma il punto qui è che se la fotografia ritorna immagine e non procedimento, va esattamente in questa direzione. Cioè, in altre parole, la fotografia, la mia tesi è questa, che la fotografia di paesaggio italiana negli anni 80 non è qualcosa che sta in un'altra posizione rispetto alla transavanguardia, cioè questa ideologia, quella che Monti Riva chiama ideologia del territorio, e per esempio la lezione passata in Italia in quel momento del postmoderno o della presenza del passato, ma è omologa, è omogenea, è coerente con questa immagine. E per finire, nel 2014 una studiosa italiana vive in America, Giulia, intervista Franco Balcani, questo in inglese, l'intervista sul cambiamento tra anni 70 e 80, e dice Balcani: nel 72 ci furono due mostre alla Biennale di Venezia a Kassel, in cui per la prima volta la fotografia fu presentata senza alcun complesso di inferiorità nei confronti delle altre forme d'arte tradizionali. Ad esempio, alla Biennale del 72, oltre a me, c'erano Jan Dibbets per l'Olanda, che era Richter per la Germania, Diane Arbus, il parchione americano, un altro italiano, Germano Rivolto. Prima di allora c'era il fenomeno della fotografia concettuale, che in Italia non aveva quasi seguaci. Queste due mostre legittimarono la presenza della fotografia nel mondo dell'arte. A quel punto molti fotografi che erano rimasti intrappolati nel vecchio mondo della fotografia italiana, Zagallo, Fontana, accettarono la sfida, anche se erano ancora scarsamente rappresentati nelle gallerie d'arte. Qua si parla ovviamente anche di più. Poi, verso la fine degli anni 70, ci fu un rifiuto dell'arte concettuale. Adesso abbiamo visto perché ci fu un rifiuto dell'arte concettuale: la presenza, la fine del proibizionismo e la transavanguardia, l'ideologia del territorio. Ci fu un rifiuto dell'arte concettuale. I fotografi che erano arrivati tardi si trovarono esclusi dalle gallerie, obbligati a fare i manager di se stessi,
Cioè questa è una cosa molto materiale, una cosa molto economica. Cioè con la transavanguardia, con il ritorno della fotografia, e questo lo so anche per l'esperienza personale diretta di allora, la fotografia viene espunta dalle tecniche artistiche di nuovo. Cioè la fotografia la fanno i fotografi per le gallerie di fotografia, non sta nelle mostre di arte contemporanea come era stata negli anni 70. Quindi i fotografi che, come Ghirri, arrivano all'arte fotografica nella seconda metà degli anni 70, come diceva Cari, si trovano esclusi dalle gallerie e obbligati a fare mangio di se stessi. La soluzione di Ghirri fu quella di rivolgersi ai locali dipartimenti culturali che cominciavano a interessarsi di fotografia per ragioni promozionali ed economiche, dal momento che le mostre fotografiche erano meno costose e meno difficili da gestire rispetto alle solite mostre d'arte. Senza dubbio c'erano stati alcuni precedenti con i topographics americani, ma l'effettivo interesse per il paesaggio in Italia è legato al fatto che i mecenati furono i dipartimenti culturali locali, dipartimenti voglio dire anche assessorati. Ecco perché soltanto in Italia nasce questa fotografia che fa questi progetti sul territorio, che poi vengono sposati dagli assessorati locali, dai dipartimenti, dalle amministrazioni. Avanti. È finito. Quindi ecco perché Viaggio in Italia, esplorazione sulla Via Emilia, di cui viene celebrato il trentennale alla fotografia europea tra pochi giorni a Reggio Emilia, vi è esposto un'altra volta. Viaggio in Italia negli ultimi, dal 2004 è stato esposto più di 4 volte già, e penso che continuerà a essere esposto. Ma io quello che, diciamo, il sasso che lancio qui è questo, cioè poniamoci, domandiamoci perché, e vediamo se è proprio questo, come dire, l'unica accezione che poteva avere la fotografia o che può avere la fotografia, anche in relazione alla critica che in quegli stessi anni viene fatta dell'architettura degli anni 70, per esempio la critica che Manfredo Tafuri fa dei gradi da 6 in particolare su questo. Grazie. Grazie della lunga pazienza, e grazie a Gianfranco, e grazie a Campo. Campo, a space to debate, study and celebrate architecture.